Qualche giorno fa vi parlai del rumor secondo il quale in Pokémon Stars o Prism, insomma chiamatelo come volete, ci sarebbero state delle nuove forme Alola esclusive per il gioco su Nintendo Switch. In questo video andremo a vedere alcune forme Alola che potrebbero essere inserite all'interno del terzo titolo di settima generazione. Siccome avevo citato il fatto che questa particolare feature potrebbe non riguardare solo i Pokémon di prima generazione, oggi vi porto 5 Pokémon provenienti da Kanto e poi anche altri 5 Pokémon, ognuno di una generazione diversa. Ma il mio obiettivo in questo video non sarà mostrarvi semplicemente degli artwork, ma ho inventato anche alcune storie particolari dietro al motivo per il quale sono cambiati da una generazione all'altra. Se volete vedere altri video di questo genere lasciate un bel mi piace e mi raccomando, se volete inviarmi qualche vostra creazione di qualche nuova forma Alola, potete benissimo farlo tramite i social che troverete come al solito in descrizione. Detto ciò, iniziamo subitissimo con il video. Premetto che ho scelto tantissimi Pokémon che diciamo a livello competitivo non brillano e che quindi diciamo sono giustificati nell'avere una nuova forma Alola. In ogni caso il primo Pokémon che volevo proporvi, anzi la prima catena evolutiva che volevo proporvi, è quella di Ekans e Darbok. Secondo me questi due Pokémon potrebbero benissimo stare in questa diciamo storia. Come sapete ragazzi, o meglio non penso che lo sappiate, ma d'ora in poi lo saprete. I serpenti, il veleno dei serpenti diventa neutrale nel momento in cui questi ingeriscono grosse quantità di terra. Ora, ho immaginato che nell'ipotetico deserto di Alola, dove questi Pokémon si sono rifugiati a causa delle continue eruzioni, fosse appunto stracolmo di tempeste di sabbia e di conseguenza, avendo ingerito tanta terra, il loro veleno sia diventato incredibilmente neutrale, praticamente inutile. Di questo passo, questi Pokémon, col passare del tempo, hanno acquistato per forza di cose il tipo terra, anche perché, molto banalmente, in un ambiente in cui vivono molti Pokémon di questo tipo, il tipo veleno è decisamente debole e quindi, per ovviare anche a una ragione di sopravvivenza, è stato necessario per loro acquisire questo particolare tipo. Che dire, commentiamo anche quest'artwork che vi propongo, che forse è un attimino più studiato per il tipo fuoco. Non sapevo bene se aggiungerci anche il tipo fuoco o no, ho preferito pensare solo al tipo terra perché lo trovo sinceramente più consono per un Arbok. E comunque ragazzi, diciamo che il tipo fuoco qua sì, è accennato dal pattern che ha, diciamo, sulla rigonfiatura che sembra nelle fiamme, però per il resto potrebbe essere anche tranquillamente un tipo terra, in particolare Ekans, diciamo. Passando poi al secondo Pokémon troviamo questo Goldeen. Allora ragazzi, l'idea che ho fatto, l'idea che ho ideato, scusatemi il gioco di parole, per Goldeen, a mio parere è davvero fantastica. Questo Pokémon, i Seeking ragazzi, che sono arrivati nella regione di Alola, si sono accoppiati con i Bruxish, in quanto sono arrivati in pochi e quindi dovevano trovare un modo per procreare. Il risultato è questo Goldeen che acquisisce il tipo psico insieme all'acqua. E l'idea mi è venuta perché ho visto questo Goldeen con questi labbroni che mi hanno subito ricordato Bruxish e mi hanno detto: cazzo, questo qua sembra la maledetta fusione. E quindi ho pensato a questa idea carina. Questi Seeking che arrivati ad Alola sono arrivati in pochi, magari che ne so, sono arrivati tutti maschi. E si sono dovuti accoppiare con i primi Pokémon pesce che hanno trovato i Bruxish. E il risultato è questo Goldeen, che secondo me è anche un artwork abbastanza interessante. Diciamo che di Goldeen perde molto, diventa un Pokémon molto più ruvido, fra virgolette, meno elegante, se possiamo dire, e con più dei tratti da, diciamo, più cattivi in sostanza, più da Bruxish, ecco. E nulla, secondo me questa idea qua sarebbe davvero spettacolare. Cioè, dire, ad esempio, nel gioco: questo Pokémon è arrivato qua e si è dovuto accoppiare con questo qua, e il risultato è stato che è un po' deviato ed è diventato così. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea mia, perché io la trovo veramente, veramente fantastica. Abbiamo poi Nidoking che acquisisce, oltre al tipo terra, anche il tipo buio. Perché il tipo buio? Ho immaginato che questo Nidoking, che è andato ad abitare nelle folte foreste di Alola, sia stato, a causa del suo tipo veleno, minacciato fortemente dagli Oranguru, che come sapete sono di tipo normale, psico. Sì, ho avuto un'amnesia.
E quindi ragazzi, ho pensato che questo Nidoking, dovendo sopravvivere agli Oranguru, che erano esseri anche molto più intelligenti di lui, quasi umani, e che quindi diciamo erano veramente, avevano un vantaggio enorme contro di lui, scusatemi, ha dovuto diventare di tipo buio per il semplice fatto che così potrà resistere meglio agli attacchi di questi Oranguru, anzi addirittura renderli poco efficaci. E nulla, il design di questo Pokémon anche lui è molto carino, con queste sorte di armature che mi ricordano molto il tipo buio. Potrebbero accennare un pochino anche all'acciaio volendo, però siccome non erano di acciaio ma erano di un altro materiale, ho pensato che il tipo buio fosse più carino. Funzionerebbe anche il tipo acciaio in teoria, penso, perché sì, il tipo acciaio funziona perché contro lo psico è poco resistente e ci può stare tranquillamente. Però ragazzi, ho pensato a Nidoking e soprattutto a questa combinazione di tipi, anche perché un terra buio è un tipo che mi ha da sempre affascinato. Da Krokodile in Pokémon nero e bianco è una combinazione di tipi che ritengo veramente veramente interessante e soprattutto che può portare davvero a dei Pokémon molto belli, come secondo me può essere questo Nidoking. Una formalola particolare, questo Nidoking che diciamo diventa un po' più marroncino, dovuto forse a una sua condizione più naturale in una regione di Alola che di certo spicca, diciamo, per questi elementi molto naturalistici. E nulla, questa qua è un'altra formalola davvero bella. Tra l'altro, Nidoking è uno dei miei Pokémon preferiti di questa generazione. E spero tanto che gli facciano una formalola degna in un futuro, speriamo non troppo remoto. Abbiamo poi Kabuto e Kabutops. Questi Pokémon, non c'è neanche bisogno di dirlo, nella regione di Alola, in un ambiente con meno uomini e con meno, diciamo, pericoli, non si sono estinti. Alcuni ricercatori, andando a cercare per le foreste, hanno pensato di trovare questi Pokémon ancora in vita. Questa qua sarebbe non la forma Alola di Kabuto, ma la sua forma prima che si estinguesse. Ad Alola esistono davvero pochissimi esemplari di Kabuto e di Kabutops, ma ragazzi, sono tuttora in vita. Il tipo è acqua coleottero, acqua perché sappiamo comunque dai fossili che questo Pokémon originariamente era d'acqua, e coleottero perché diciamo che, diciamocelo, Kabutops ha un po' l'aspetto di un coleottero. E nulla, appena ho trovato questa forma Alola, ho pensato subito: questo qua è Kabutops come dovrebbe essere nel futuro, cioè nel passato. E la trovo davvero fatta bene, tra l'altro con dei colori azzeccatissimi, un design fantastico, con quel verde, diciamo, quasi acido, unito a spicchi di viola e giallo che trovo davvero spettacolare. Tra l'altro, la cosa che mi ha fatto pensare davvero al fatto che fosse Kabutops prima di diventare fossile è il fatto che rispecchia praticamente fedelmente il fossile. Cioè, non è che questa forma Alola lo cambia in qualche modo che può farti dire, vabbè, però è impossibile che sia fossile. No, lo rispecchia esattamente aggiungendoci dei particolari che poi ovviamente con la fossilizzazione, dato che rimangono solo le ossa in pratica, andrebbero via. E quindi davvero, GG per il creatore. E direi che possiamo passare all'ultimo Pokémon di prima generazione. Ragazzi, appena ho visto lui, ho detto no, questo è da mettere. Ragazzi, la forma Alola di Farfetch'd, di merda, il nostro dio. Che cosa ho pensato? Ho pensato che nella regione di Alola, antiche tradizioni tribali lo consideravano il dio del cibo. Il dio dell'agricoltura, insomma. E quindi questo Pokémon in una festività locale portava cibo a tutti quanti. Poi purtroppo per l'inserimento di un nuovo culto e soprattutto per la venuta delle ultra creature che vennero, diciamo, considerate delle nuove divinità, il suo culto scomparve e questo Pokémon dovette emigrare perché col passare delle generazioni cominciò ad essere cacciato ad Alola. Questo spiegherebbe, ragazzi, oltre al suo cambio avvenuto a Kanto, anche il fatto che questo Pokémon sia effettivamente a rischio estinzione. Un collegamento molto carino che mi è venuto vedendo il suo aspetto e quella, quasi, diciamo, fatto d'oro, diciamo, con questa colorazione molto gialla, e con quel cesto di frutta che mi ha ricordato davvero un'antica divinità di cui ora non ricordo il nome, che appunto portava questo cesto di frutta. Ho apprezzato davvero tantissimo questo design, questa particolareggiatura. In sostanza, ragazzi, questa qua penso sia la forma Alola che preferisco in assoluto. Vuoi che sia perché è quella del divino, vuoi per altri motivi. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa forma Alola. E adesso possiamo partire con i Pokémon che non sono di prima generazione.
Per la seconda generazione, ragazzi, abbiamo Ariados, che acquisisce il tipo buio in sfavore del tipo coleottero. Perché questa scelta? Perché, ragazzi, nella regione di Alola il clima è davvero troppo tropicale per questo Pokémon, o perlomeno è troppo tropicale per poter andare in giro di giorno. Di conseguenza, questo Pokémon sviluppa una vita notturna, grazie alla quale sviluppa anche una visione molto 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 particolare. Riesce infatti a vedere qualsiasi cosa anche al buio. Ecco dato il suo cambio di tipo. Il tipo veleno rimane perché questo Pokémon entra in competizione con Ribbon B, un Pokémon di tipo normale folletto che vive nelle foreste o comunque nelle zone vicino a quelle in cui abita anche Ariados. Di conseguenza, il tipo veleno gli permette di compensare, fra virgolette, la super efficacia che il tipo folletto avrebbe su un tipo normale e su un tipo buio puro. Il tipo buio, inoltre, in questo Pokémon è dovuto anche al suo cambio di carattere, infatti diventa particolarmente aggressivo ed è solito attaccare gli umani che passeggiano ignari nelle foreste. In particolare, ovviamente, li attacca di notte, periodo nel quale è più attivo. Difatti, le sue prede preferite sono appunto quelle notturne, e qualora gli dovesse capitare un umano che per qualche motivo sta viaggiando nel suo territorio di notte, non si farà scrupoli ad attaccarlo e a provare a portarselo nella tana per cibare la sua famigliola. Che dire del design? Il design è molto carino, se devo dirla tutta. Il colore rosso e nero, come al solito, sono veramente fantastici messi assieme, ma ciò che dà la spinta in più, secondo me, sono gli occhi viola, che veramente sono quasi come se si fondessero rosso e nero e andassero a creare questo colore, il viola, che è, diciamo, un pochino una corruzione di questi due, creando veramente un contrasto niente male. Per la terza generazione ho invece scelto Tropius. La storia attorno a questo Pokémon che ho creato è interessante. Nella regione di Alola, infatti, crescono delle piante con dei frutti molto più in basso di quelli che crescono in altre regioni, e Tropius di conseguenza riesce tranquillamente a raccoglierli senza aver bisogno del tipo volante. Purtroppo lo va a ottenere a Hoenn per il semplice fatto che questo Pokémon è costretto a migrare dalla regione di Alola a causa delle atmosfere che si vengono a creare dopo le eruzioni. Infatti, dopo una potentissima eruzione, la regione di Alola è stata completamente sommersa di ceneri ed era terribilmente calda. Tropius, per salvarsi, per salvare la sua specie, è stato costretto a imparare a volare e a scappare nei cieli di Alola per poter raggiungere Hoenn. Ad Hoenn, ovviamente, i frutti erano più in alto negli alberi e quindi questo Pokémon si è un pochino estinto e ha perso un pochino della sua importanza, in quanto gli esemplari più bassi e che avevano meno imparato a volare perivano miseramente. Che dire, questo design è davvero interessante, non corrompe il Pokémon per nostra fortuna, lo lascia così com'è, togliendogli praticamente solo il tipo volante, aggiungendo dei particolari molto interessanti come i frutti sulla coda e, diciamo, tutte robe così che caratterizzano, diciamo, appunto, come vi dicevo, i frutti che crescono più in basso da Alola e che quindi gli permettono di cibarsi con più facilità. Per la quarta generazione, ragazzi, mi sono innamorato di questo artwork e ci ho creato una storia davvero interessante. Come sapete, il design di Garchomp è ispirato a uno squalo martello. Nella regione di Alola, siccome gli esemplari non migrati a Sinnoh hanno comunque ritrovato il mare, Garchomp ha mantenuto la sua forma acquatica, ottenendo il tipo acqua drago. In questo artwork lo vedete con una camicia molto più hawaiana. E ragazzi, ho davvero adorato questo artwork perché porta Garchomp a quella che un pochino è la sua natura, che viene un po' nascosta dal tipo. Infatti è ispirato proprio a uno squalo martello, e il fatto di aver visto questo artwork col tipo acqua mi ha fatto pensare: wow, pensate se Garchomp fosse stato di tipo acqua. Veramente qualcosa di fantastico. Inoltre il design è veramente semplice, non, diciamo, complicato come quello che abbiamo a Sinnoh, ma appunto più semplice, più squalo, più pesce, più qualcosa di, diciamo, semplice, ma comunque, ragazzi, c'è da dire che è fantastico. È un po' oscurato da Camilla in questo caso, ma veramente chapeau a chi ha avuto l'idea di mantenere il tipo acqua Garchomp in una sua ipotetica forma Alola, che secondo me, se dovesse esserci, sarà proprio così, cioè tipo acqua. Questo Pokémon qua non ha dovuto andare nel mare, non ha dovuto, diciamo, uscire dal mare per vivere, perché il mare ad Alola c'era. Purtroppo è migrato, gli esemplari perlomeno che sono migrati a Sinnoh
hanno dovuto adattarsi a delle condizioni di vita molto più ardue e hanno dovuto, diciamo, imparare a camminare, ad andare sulla terraferma per procurarsi del cibo, diventando poi Pokémon aggressivi e, diciamo, di tipo terra che abitano nei deserti che conosciamo tuttora. Per la quinta generazione, ragazzi, ho scelto Golurk. Questo Golurk, ragazzi, non credo che abbia bisogno di particolari spiegazioni. Nella regione di Alola, un tempo in cui c'erano le tribù, era considerato sacro, diciamo. Era considerato sacro. Poi che cosa successe? Successe che un visitatore si portò via uno di questi esseri e ne riprodusse uno nella sua regione natale, ossia Unima. Purtroppo morì nel mentre e il suo progetto venne, diciamo, preso e utilizzato dal suo stesso fantasma, che diede poi vita ai Golett e ai Golurk che adesso conosciamo, al classico Pokémon di tipo Terra Spettro. Invece, in questa generazione, in questa regione più che altro, mantiene il suo tipo folletto dovuto alla sua, diciamo, importanza e alla sua area di misticità. Una misticità che per questo Pokémon era davvero importante perché, appunto, come vi dicevo, nelle antiche tradizioni di Alola era considerato un'entità divina e portatrice di grande fortuna nei villaggi, soprattutto venerato nei giorni in cui c'erano forti piogge che coltivavano i campi, insomma, davvero una sorta di dio in quelle regioni. Che dire sullo sprite e sul design? È davvero interessante il fatto di aver riportato un Pokémon che era quasi un Transformers, diciamo, a una versione molto più tribale. La trovo un'idea abbastanza azzeccata e soprattutto fatta bene con questa faccia che rappresenta esattamente quelli che poi sono i tiki che abbiamo alle Hawaii. Anche le due maschere con i fuochi che vengono fuori sono davvero un'aggiunta particolare. I colori stanno tutti bene, c'è quel ciuffetto alla Tapu Koko in testa che rimanda anche ai Tapu e quindi a queste divinità della nuova regione che magari un tempo erano proprio rappresentate come Golurk. Ma ragazzi, passiamo all'ultimo Pokémon. Il Pokémon della sesta generazione è Pancham. La storia di questo Pokémon è molto semplice. Nella regione di Alola ha avuto più possibilità di vivere a contatto con gli uomini in quanto c'era meno civiltà e di conseguenza è diventato più simile a loro, ha iniziato ad imitarli, a mettersi questi cappellini in testa, dei pantaloncini ed ha sviluppato un'intelligenza molto particolare. Per questo perde il tipo buio in favore del tipo normale lotta, che appunto è un segno di riavvicinamento, o meglio di avvicinamento, non di riavvicinamento, al genere umano. Questo Pokémon infatti, come vi dicevo, si è avvicinato sempre di più agli umani, in particolare ai bambini che venivano istruiti nella regione di Alola, insieme a questi Pancham che erano, diciamo, quasi considerati alla loro pari e che andavano negli asili esattamente come loro. Che dire, quest'idea qua mi è venuta ovviamente guardando questo design che è molto particolare perché non cambia il Pokémon, gli aggiunge semplicemente dei vestiti. E quindi ciò mi ha fatto pensare al fatto che magari Pancham, dato che anche se non sbaglio i panda sono degli esseri, degli animali molto intelligenti, potrebbe essersi avvicinato al genere umano e aver sviluppato delle capacità mentali tipiche dell'uomo. Che dire ragazzi, il video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, se è così invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e noi ci becchiamo in un prossimo video.